In diretta su Radio Yes con Voglio Vivere Così, è arrivato il momento di parlare di arte dimostrativa. Lo facciamo con Piero Badaloni, che è il curatore della sezione Società della mostra La Rai racconta l'Italia 1924-2014. Buongiorno Piero, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Molto bene, allora siamo qua, che bella voce, mi fa piacere. Stiamo qui a parlare di questa mostra che si sta inaugurando proprio in questo momento. Andrà avanti fino al 30 marzo 2014 a Roma, al complesso del Vittoriano. E poi, per chi si sposta, per chi è pendolare o per chi non vive a Roma, ha la possibilità di vederla a Milano a partire dal 29 aprile fino alla metà di giugno 2014. Allora, qui siamo ad approfondire quello che è stato il ruolo della RAI, si dice mamma RAI, no? Nella vita quotidiana degli italiani, che cosa ha rappresentato la RAI per tutta la popolazione italiana? Diciamo che la RAI ha raccontato la società, ne ha seguito la crescita, ne ha in qualche modo condizionato, se vogliamo proprio dirla fino in fondo, condizionato sia i valori che le mode, no? Nel bene e nel male. E da questo punto di vista la RAI è la società, così come la società è la RAI. Io lo dico perché ho appunto seguito passo dopo passo la costruzione di questa sezione, che era un po' forse la più difficile e complicata da tirar fuori, perché se volessimo dire tutte le trasmissioni della RAI hanno interagito con la società, però ce l'abbiamo fatta. È andata bene, quindi qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Sì, l'obiettivo non è guardare all'indietro, certo c'è malinconia, c'è nostalgia nel guardare certe immagini, tipo, non so, penso al Non è mai troppo tardi, no? Del mitico maestro Manzi, però c'è anche la voglia di guardare al futuro, di spostare la testa verso il futuro e capire un po' dove la RAI deve andare, approfittando di questo momento di pausa e di riflessione sui 60 anni. Io le idee ce le ho chiare per quanto riguarda il futuro della RAI. Speriamo che ce l'abbiano chiare anche chi in questo momento guida il timone della RAI. Ecco appunto. Senti, no, ma la RAI è stata anche, a mio avviso e a quello di molti altri, testimone di molti cambiamenti sociali, culturali, scientifici di cui l'Italia è stata protagonista. In sì, che modo ha svolto questo ruolo? Ma se guardiamo, lo ha svolto un po' su vari piani, no? Io parlavo prima, accennavo a Non è mai troppo tardi, che è quello che è stato un po' il compito educativo della RAI, ma poi c'è stata tutta una RAI, diciamo, chiamiamola di servizio, no? Penso a trasmissioni come Droga che fare, ma penso anche a chi l'ha visto, che ancora va in onda e svolge un compito prezioso. Penso alle grandi inchieste sociali, dalla prima, quella di Zatterin, dedicata alle donne e al mondo del lavoro delle donne, ma penso anche ai grandi viaggi di Zavoli nella giustizia, nella scuola, nel mondo dei giovani, e penso anche alla TV dei ragazzi, perché no? No, noi siamo partiti con lo Zecchino d'Oro del Mago Giulì e siamo arrivati al GT Ragazzi di Tiziana Ferrario, e infine i grandi eventi, gli eventi che sono la scommessa del futuro, secondo me, un po', no? Per quanto riguarda la RAI. Mi riferisco a alcuni eventi anche, e non a caso l'ho citato, a Roberto Benigni e la sua straordinaria performance dedicata alla Costituzione italiana, la più bella del mondo, no? Certo. Forse è questo un po', no? Sono i vari piani su cui la RAI ha interagito con la società, mi pare. Piero, spostati leggermente perché credo che il tuo cellulare stia perdendo campo. Eccomi qua, sono di nuovo. Perfetto, perfetto, sei di nuovo tra noi, eccoci. Senti, quali saranno, anzi io volevo innanzitutto anche un po' dire quali erano i miei programmi preferiti della RAI. Uno su tutti è Correva l'anno, che è giunto all'ultima puntata della serie di questa stagione, andrà in onda più in là, insomma questo scopo forse anche un po' didattico e pedagogico. È fondamentale. Hai ragione. Anche un compito della RAI è raccontare la storia. Non a caso è stato creato un canale tematico apposta digitale, no? La storia. Esatto. Ed è uno dei più seguiti, non a caso. Non a caso, esattamente, hai detto bene. Senti, quali saranno le tecniche utilizzate per far sì che tutto questo venga visto, venga apprezzato dagli spettatori, ecco, dalle persone, dai visitatori che verranno a vedere la mostra? Ma diciamo che c'è stato un preziosissimo lavoro dietro le quinte che ci ha aiutato, a noi curatori, svolto dalle teche, dalle straordinarie funzionarie, dico l'uso al femminile perché sono delle donne bravissime, ne cito una per tutti, Laura Demetri, no? Delle teche della RAI che hanno supportato il nostro lavoro, senza di loro non ce l'avremmo fatta, come senza il lavoro dei montatori, perché assemblare bene una decina di questi maxi blob con
spezzoni di decine e decine di trasmissioni, senza di loro non ce l'avremmo fatta. E quindi in qualche modo già risposto, perché le sezioni sono multimediali. Chi vuole, non so, conoscere un po' come la RAI ha interagito con la società, il motivo, no, di cui stiamo parlando, viene lì, entra nello stand, si guarda questo maxi blob, vede quelle che sono le tre trasmissioni che ogni curatore ha scelto come significative per il suo settore e poi passa all'altro stand. Quindi, mentre quello della radio ovviamente è uno stand tutto particolare, così come quello dedicato ai costumi, gli straordinari costumi della RAI. Esatto, poi so che la mostra è divisa in 8 sezioni, esatto, giusto? Più quella della radio e dei costumi. Esattamente, tantissimi nomi di lustro, insomma, hanno... Ma diciamo che io sono uno dei più piccoli, là in mezzo, perché dei più piccoli nel senso dell'età, perché ci sono personaggi che per me sono dei mostri sacri, come Camilla Eri, che ha curato la sezione cultura, Savori, quella dell'informazione, Emilio Rave, quella degli spettacoli, Bruno Pizzul, quella dello sport, Platerotti, l'economia, Vespa, la politica, perché ovviamente quello era il suo settore naturale, no? E da questo punto di vista mi ha fatto piacere, scherzando, quando ho incontrato Piero Angela, che cura la sezione scienza, dire: beh, io speravo prima o poi di diventare il Piero B di Piero A e ce l'ho fatta. Ascolta, tu come hai sviluppato, se puoi anticiparcelo, la tua sezione, la sezione società? Ma diciamo, appunto, come accennavo prima, che ho scelto 60 programmi, li ho divisi per decenni, 10 per ogni decennio. Sono partito da Telescuola, che è stato uno dei primissimi programmi, no? Sì. E sono finito, questa lunga carrellata si conclude con Roberto Benigni che racconta la Costituzione, ma in realtà poi c'è un codicillo finale che fa capire come si svilupperà in futuro anche il rapporto mediatico di uno straordinario personaggio che sta emergendo rapidamente nel mondo, ed è Papa Francesco, che sta usando in maniera abilissima i media. È vero, dal primo è vero, momento, come no? In primo momento in cui è comparso, no, da quel finestrone di Piazza San Pietro, salutando con molta semplicità i tanti fedeli in piazza, dicendo loro buonasera, no? Come no, sì, è vero. È vero, assolutamente. Questa riflessione sulla capacità del Papa, di Papa Francesco, di utilizzare i media è molto profonda, è molto interessante, perché è assolutamente attuale, effettivamente. Forse riesce ad arrivare così tanto, oltre ovviamente alle sue capacità interiori, anche a quelle di essere molto moderno da questo punto di vista. Diciamo che lui sa trasferire le sue capacità interiori sul piano mediatico attraverso dei messaggi simbolici che non sono fatti solo di parole, ma anche di gesti, no? Di scelte, no? Andare a Lampedusa a gettare quella corona di fiori, no? Nel mare dove era avvenuta la tragedia di quei migranti, è un esempio che porto per spiegare quello che tento di dire, no? Una scelta, una comunicazione fatta di gesti e non solo di parole. Assolutamente, d'accordo con te. Ascolta, Piero, allora mi dicevi che c'era anche una sezione dedicata alla radio. Sì, esattamente, curata da Marcello Sorgi, è perché insieme ai 60 anni della RAI TV si celebrano i 90 anni di quella che è stata definita giustamente da Marcello la madre, la sorella e la figlia della TV. No, non a caso, e lui è vero, lo sottolinea, sono d'accordo con lui, nel suo stand, non a caso molti programmi televisivi sono nati dalla incubatrice radio, pensiamo a quelli di Renzo Arbore, per dirne soltanto uno come esempio, no? E quindi, ma anche, diciamo che la radio è stata la sperimentazione di tanti conduttori che poi si sono trasferiti nella televisione e che nella televisione hanno dato il meglio di sé, ma lo davano pure prima, naturalmente. È vero, poi c'è sempre questo rapporto di cuginanza, fratellanza, tra la radio e la TV, che non si capisce se siano complici oppure avversari. Io quando, per esempio, ho inventato Uno Mattina, che è stato il programma che ha inaugurato, no, la fascia del mattino, insomma, io ho convissuto con la radio, perché fino al momento in cui non c'era Uno Mattina, la fascia del mattino era soprattutto della radio. Sì. E alla fine noi abbiamo coniugato la radio con la televisione. È stato bello, interessante, infilare la radio dentro la televisione per fare pubblicità, tirare lavorata alla radio, e viceversa la radio la tirava a noi. Quindi questo vuol dire che si può anche essere complici e non solo competitivi.
Senza dubbio, questo è vero. Senti Piero, tu hai, come tutti noi sicuramente, un momento che ti ricordi della tua vita legato alla TV, alla radio, non so, magari sia da fautore della TV che da spettatore, non so se c'è un momento in particolare che ti ricordi con maggiore piacere. Ma guarda, questo è un domandone, perché in 40 anni è facile essere, sì, però direi. Devo dirti che come autore sicuramente quella Droga che fare è stato negli anni 80 forse la prima trasmissione che si è occupata con coraggio, in maniera, tentando di farlo in maniera costruttiva, del problema della droga, dando informazioni a chi voleva uscirne per spingerlo ad uscirne. E poi direi sul piano proprio giornalistico è la diretta, quella edizione straordinaria dedicata al Papa, quando Papa Wojtyła, quando lo ferirono in Piazza San Pietro. E il direttore, erano le 5:30, il direttore mi disse: vai, apriamo, facciamo la straordinaria, reggi fino alle 8. E io avevo soltanto 3 righe in cui si diceva semplicemente che il Papa era stato ferito. Da chi, come, quanto, quando, dove, non si sapeva altro. E io avevo 2 ore e mezza da riempire. E come si fa in quel caso? Come hai fatto? Dacci una breve lezione di giornalismo, una pillola proprio. Prego in diretta, no. No, diciamo che cerchi soprattutto di non essere coinvolto dall'impatto emotivo della notizia, che era fortissimo in quel momento, ma di essere distaccato, di cercare di evitare, proprio perché hai una responsabilità enorme in quei momenti. Se dici mezza parola di più rischi di provocare una valanga di conseguenze negative, e da questo punto di vista la storia di Vermicino e del bambino ce lo insegna, no? E certo. Quindi devi essere distaccato, devi cercare di ragionare con chi ti ascolta come se fossi tu stesso a ragionare in quel momento, ed è quello che ho fatto. Poi sono arrivate piano piano altre notizie che mettevano meglio a fuoco, poi è arrivata la notizia di Aliakja, Michelini è riuscito a collegarsi dal Gemelli, quindi piano piano il supporto, no, è stato al costruito. Mio ruolo è stato costruito e ce l'abbiamo fatta. Oh, molto bene, grazie Piero, è stato davvero un grande piacere parlare con te, anche a nome dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, che questa è sicuramente una grande iniziativa, e anche molti complimenti a te stanno arrivando, devo dire. Allora, grazie a Piero Badaloni per la mostra La Rai racconta l'Italia, a partire dal 31 gennaio fino al 30 marzo al complesso del Vittoriano. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice che canto beatamente.